Dopo 2 anni di stop a causa del Covid, l'Abruzzo torna a Verona per la 54esima edizione del Vinitaly. Nella città scaligera, un centinaio di produttori abruzzesi porteranno in degustazione più di 300 etichette, con stand presenti principalmente negli oltre 1.500 metri quadrati del padiglione 12, allestiti dal Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo e dal Consorzio di tutela delle colline teramane. L'appuntamento è dal 10 al 13 aprile e sarà l'occasione per parlare dei traguardi raggiunti sui mercati internazionali e delle opportunità create con l'introduzione del modello Abruzzo, come ricordato nella conferenza stampa di presentazione dell'evento anche dal vicepresidente della Giunta regionale e assessore regionale all'agricoltura, Emanuele Imprudente. L'Abruzzo si presenta al Vinitaly in grandissimo stile. Sarà un'edizione questa che dal 10 al 13 di aprile, dove andremo a portare i 50 anni del Trebbiano d'Abruzzo, a presentare i successi sui mercati che ha avuto il nostro vino. Saremo lì a presentare il modello Abruzzo, che è la vera svolta epocale del mondo del vino abruzzese, che ha introdotto con nuovi disciplinari tutta una serie di opportunità. Saremo lì con l'Enoteca regionale, dove faremo tutta una serie di testing e dove incontreremo buyer internazionali di vario livello. Ci saranno dei corner legati all'enoturismo e soprattutto saremo lì a esaltare questo nuovo modello Abruzzo che unisce i territori sotto un'unica forza, che è l'Abruzzo. Vinitaly, vetrina internazionale del vino, quest'anno con la guerra in Russia mancherà una fetta di mercato importante? Ma è chiaro che più che la fetta di mercato importante per quanto riguarda la nostra regione, perché non lavoriamo moltissimo con i mercati, diciamo quel tipo di mercato russo, è chiaro che c'è una difficoltà e soprattutto c'è la difficoltà di riposizionamento di tutta quanta una serie di aziende e soprattutto di incertezza che abbiamo in complessiva, perché i mercati sono un po' in attenzione, in apprensione e attenti a quello che sono le evoluzioni che possono esserci. Siamo certi che ormai delle conseguenze, dei cambiamenti ci saranno anche all'interno dei mercati complessivi e noi stiamo lavorando per essere in anticipo pronti su quelle che sono le evoluzioni dei mercati. Quest'anno inoltre l'Abruzzo celebrerà i 50 anni del suo Trebbiano, una delle icone dell'enologia regionale, come ha spiegato Valentino Di Campli, presidente del Consorzio di tutela dei vini d'Abruzzo. Ricorrono 50 anni dalla nascita della denominazione del Trebbiano d'Abruzzo DOC, un grande vino, una grande storia che per quel che riguarda l'Abruzzo è stato fondamentale nel corso di questi anni e che vogliamo ancora di più venga rilanciato, perché il nostro Trebbiano è un Trebbiano speciale. Lo faremo con una degustazione di una verticale storica con vini che a partire dal 1973 addirittura arriveranno fino ai giorni nostri.